altro sulle mappe turistiche. È più facile che lo troviate nei documenti di indiziari o di polizia. È uno spazio libero costruito intorno a me, che la gente di solito compra il terreno, costruisce una casa e ci va dentro. Io no. E sono andato io prima e poi l'ho fatto dentro, come volevo io. E pensando a quel luogo così particolare, ho in mente subito concetti nobili, come utopia o anarchia di base, per chi lo capisce, anche se siamo un'altra generazione, però siamo sempre quelli. Non bastano quattro frasi eleganti a spiegare uno dei mondi segreti di questa Milano prosperosa. In tutto, nel tenore di vita delle classi alte e nelle disuguaglianze a prima vista. Ineliminabile. Non è un museo vero, è un museo alternativo, quasi clandestino, come tutti i mondi non ufficiali. È come vivere in un laboratorio culturale, dove il caos è re, senza nessuna intenzione di metterci ordine visivo, perché prevalga l'ordine mentale.